Rodolfo Bianchi, attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista. Con lei continuiamo una serie di interviste agli adattatori, dialoghisti e direttori per permettere ai tanti visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it di approfondire un aspetto del doppiaggio che ha grande spazio negli incontri e dibattiti che si organizzano all'adere di alcune manifestazioni legate al mondo delle voci, dove l'aspetto ludico purtroppo alle volte prevale su quello culturale. In questo momento i nostri telespettatori stanno visualizzando un diagramma realizzato dal professor Gerardo Di Cola per inquadrare le professionalità legate al mondo del doppiaggio. Le chiediamo di dare una breve definizione delle quattro professioni riportate: traduttore, adattatore dialoghista, direttore e doppiatore, e il gioco di parole non è voluto. Ma partiamo dal traduttore. Il traduttore è professionista che traduce il film, quindi confortato da uno script e dalle immagini spesso, o anche soltanto sullo script, traduce quello che è poi la sceneggiatura e tutte le note che sono a margine di un copione originale. Spesso è lo stesso adattatore che, conoscendo la lingua, si traduce da solo il film. E poi l'adattatore, nel caso di un traduttore o nel caso della stessa, mette tutto questo, diciamo, in sync, ma insomma, scrive le battute in modo che siano anche recitabili in un determinato tempo sui movimenti labiali dell'attore che abbiamo sullo schermo. Dopodiché passiamo al direttore. Il direttore è colui che, mediamente, è la figura che rappresenta la regia del film, nel senso che è il regista dell'audio italiano del film, per cui è in mano sua come viene recitato, la scelta delle voci, e quindi sta a lui riproporre quello che ha proposto l'autore o chi per lui nel film. E quindi indirizzare, scegliere e dirigere, per questo si chiama direttore, gli attori sui personaggi che devono fare nel film. Lei ha ricoperto quasi a tutto tondo i ruoli più importanti all'interno della professione del doppiaggio e innumerevoli capolavori della cinematografia mondiale portano la sua firma come dialoghista e come direttore del doppiaggio. Può parlare in maniera diffusa del film più significativo che ritiene di aver fatto come dialoghista e di quello più significativo che ritiene di aver fatto come direttore, augurandoci che i due titoli siano diversi? Sicuramente, anche perché io non faccio moltissimi dialoghi, ne faccio pochissimi perché non ho mai tempo, perché per fare un buon dialogo devi avere molto tempo a disposizione e devi stare poco in sala, mentre io esattamente faccio il contrario. Sto molto più in sala a dirigere o a doppiare qualche attore e non sto a casa a scrivere. E poi io penso sempre che ci sono gli ottimi professionisti che fanno degli ottimi dialoghi e quindi è giusto che lavorino su tutti i prodotti. E accentrare troppo non mi è mai piaciuto. Sicuramente mi ricordo di avere come dialogo, ricordo di aver scritto uno Shakespeare per la Rai e lo ricordo con grande affetto e con grande cosa, perché mi ha portato una serie di conoscenze e anche di lavoro, ma soprattutto di conoscenze di personaggi incredibili come il professor Agostino Lombardo, come Elio Kinol, quindi conoscenze umane importanti. Quello lo ricordo con grande affetto. Come direttore io ne ho, ringraziando Dio, posso veramente non citarne uno ma citarne tanti che hanno segnato in maniera molto importante il mio lavoro come direttore, a cominciare da, non so, Il pranzo di Babette, che per me è stato un po' un punto di svolta importante per il cinema, e stiamo parlando del 1988, e da lì in poi
veramente ne posso ricordare tanti, avendo diretti tantissimi e di tutti i grandi autori anche fortunatamente, per cui passiamo all'Odio, a City of God, veramente tantissimi capolavori, tanti, quelli di Scorsese, ma tanti, veramente tanti, ringraziando Dio, e molto belli. E noi vorremmo soffermarci proprio su due titoli, uno sul lato estero e uno sul lato italiano. Sì. Dal punto di vista estero, lei come ha organizzato il lavoro per dirigere il doppiaggio di un film monumentale quale il capolavoro di Scorsese, The Departed, Il bene e il male, dove c'era uno straordinario Giancarlo Giannini sulla voce di la voce di Jack Nicholson? Ah, io non... Allora, diciamo che... No, il direttore di doppiaggio non organizza, il direttore di doppiaggio dirige il film, il direttore di doppiaggio vede il film, possibilmente ci auguriamo lo capisca, poi decide le voci, e dopodiché ci sono le organizzazioni che l'assistente prepara i piani, sono le organizzazioni che convocano gli attori. L'ho affrontato come affronto tutti i film, anche l'altro Shutter Island di Scorsese, Il Profeta, tanti film difficili, fortunatamente mi sono capitati, con umiltà, cercando di fare il meglio possibile, e io continuo a dire che questo non è un lavoro di una singola persona, è un lavoro di equip. Per fare bene un lavoro, tutte le figure professionali devono essere brave, devono essere eccellenti. Allora forse rischiamo di fare un buon lavoro, quindi deve essere bravo il dialoghista, ma deve essere bravo l'attore, deve essere bravo il direttore, deve essere brava l'assistente, deve essere bravo il fonico che incide. È una serie di figure che lavorano su un prodotto per arrivare a un risultato finale. Questo secondo me è importante, è un lavoro diciamo di squadra, di equipe. Quindi l'abilità del direttore è trovare le voci giuste, mettere le cose giuste, saper dare le indicazioni giuste agli attori che sono al leggio, perché poi un attore non l'ha visto il film, il doppiatore che viene a doppiare non l'ha visto il film, quindi sta tutto nelle mani del direttore farglielo capire, far entrare il personaggio, fargli capire in che situazione siamo in quel momento, perché c'è bisogno di quell'intensità. Quindi è così, cioè, il direttore ha questo compito, cioè la regia sonora di questo benedetto prodotto. E quindi quasi come un'operazione chirurgica dove non conta semplicemente il talento di chi opera, ma conta l'organizzazione, appunto un lavoro d'équipe, come lo definiva lei. Sul lato italiano lei però ha diretto anche un altro capolavoro, Il Postino. A tal proposito volevamo chiederle, l'audio fu registrato in presa diretta o Massimo Troisi riuscì ad autodoppiarsi prima della sua prematura scomparsa? No, allora il problema fa piacere perché questo è un altro film al quale sono legato emotivamente molto. Il povero Massimo era appena morto, mentre le riprese era appena morto. Fui chiamato per dirigere questo film dove praticamente il regista che aveva collaborato con Massimo era inglese e tante cose del dialetto magari gli potevano scappare, no? Ma soprattutto il film aveva bisogno, non essendoci più Massimo, di vari ritocchi, di varie cose, come si fa sempre quando poi si va in doppiaggio. E l'altra cosa che mi ricordo è che siccome Massimo stava così male, poverino, già durante le riprese, che loro sfruttarono un po' la poca voce di Massimo, per cui spesso tutti gli altri attori erano spesso fuori fuoco. Nelle scene in cui non c'era Massimo c'erano delle discordanze proprio perché il regista era di un'altra lingua. E lì fu un'operazione straordinaria fatta da Perpignani, che era il montatore del film, e da chi tirò fuori la presa diretta,
Alessandra, che insomma erano, no, riuscirono a pulire tutto Massimo, a salvarlo, e tutto il resto del film intorno a Massimo, c'è la noire, è tutto doppiato. Quindi anche lì un'operazione chirurgica, veramente utilizzando lo stesso termine, ma maestosa per un grande capolavoro come poteva essere l'ultimo lavoro di Massimo Troisi. Nella sua lunga attività di doppiatore lei ha prestato la voce a tanti attori stranieri. Le è mai capitato di doppiare attori italiani? Attori italiani mi capitò, adesso io ero un ragazzo, insomma, io dovevo doppiare una cosa in un film di Fellini, e quindi di incontrare il maestro, e mi ricordo sempre che un aneddoto bellissimo, diceva una battuta a questo ragazzo, e io la provavo, non andava mai bene sta battuta, come dicevo. Allora lui venne vicino e mi disse: vedi, io vorrei che questa battuta dal grigio tendesse al celeste. E invece no, capì cosa intendesse in quel momento, e sono, alla fine la feci. E questo è un ricordo straordinario, insomma, è un aneddoto così, perché per la prima volta ero veramente ragazzetto, sentirmi dire una battuta che dal grigio tende al celeste, dico: sì, ma adesso come si fa? Assolutamente. Ma tra le sue grandi interpretazioni in voce non possiamo non ricordare quella di Bruno Ganz nella Caduta, gli ultimi giorni di Hitler. Quanto è stato difficile rendere lo stato neuropatico del dittatore tedesco nei suoi ultimi giorni di vita e di potere? Ma guarda, qui partiamo da cose particolari, cioè nel senso che tu sei un attore e quindi devi cimentare con tanti ruoli, quindi sono tutti difficili. È difficile quello perché devi usare un certo tipo di voce in maschera, una cosa particolare, devi tirare tutto su, è un caso di Hitler. Ma io, avendo appunto la fortuna di fare questo mestiere da tanti anni, ma soprattutto di aver doppiato tanti attori, come prima dicevi tu, è difficile doppiare Harvey Keitel nel Cattivo Tenente, è difficile doppiare Depardieu, è difficile, cioè ogni attore ha delle caratteristiche, delle cose. Per esempio parlavamo di interpretazioni difficili, ce ne sono tante, ma anche a volte a livello televisivo, cioè doppiare Gabriel Byrne in Treatment è difficile, non è così semplice, o doppiare Rodrigo Borgia nei Borgia, ci sono, dipende da, però tu sei un attore, allora a quel punto devi capire, entrare in un meccanismo, cercare di immedesimarti in quella situazione, ti ci devi buttare con umiltà, cercare di fare quello che è stato fatto da questi straordinari attori. È la grande scommessa del doppiaggio. Sì. E sul fronte televisivo il grande pubblico, me compreso, ha amato la sua interpretazione su Terry O'Quinn, dove interpretava l'enigmatico personaggio di John Locke nella serie Lost. Come ha portato avanti il personaggio, visto che l'ha dovuto mantenere per molte stagioni e poi è diventato un personaggio centrale dell'intera serie? Ma sai, questa è una domanda che bisognerebbe fare a Terry O'Quinn, perché lui l'ha portato avanti, io l'ho seguito, nel senso che umilissimamente ho cercato di riproporre quello che faceva lui, con i cambi di stati d'animo, con le innovazioni che aveva, una volta cioè, aveva le crisi mistiche, una volta diventava il fumo nero, una volta moriva, cioè, però è lui, e quando è venuto a Roma ci siamo incontrati, abbiamo fatto delle foto insieme, tanto devo dire una persona squisita. È talmente gentile che lui mi ha detto che la mia voce era più bella della sua, e questo non, chiaramente per gentilezza. E mi ha spiegato anche come lavoravano su quel set. E loro non sapevano, la puntata gli veniva data la settimana prima, per cui il venerdì gli davano la puntata che avrebbero girato nella settimana successiva, quindi nessuno di loro sapeva se l'altra puntata ancora c'era.
Quindi avevano quello e man mano andavano seguendo la sceneggiatura che gli veniva data della puntata. Quindi potevano morire, non morire, poteva finire lì il loro lavoro. Quindi, e per noi quando arrivavano le puntate era la stessa cosa. Scoprivi, no, che loro era diventato quello, che lui non era più morto. Quindi, La grande bravura del doppiatore, io dico sempre, sta nel sapersi anche adattare poi alle varie situazioni, certo, che gli si profilano davanti. Alle quattro definizioni che lei ha dato all'inizio di questo nostro incontro, noi le chiediamo di aggiungerne una quinta. È il supervisore, spesso denominato supervisore artistico, per i giovani visitatori del nostro sito. Può spiegare chi è il supervisore, che ruolo svolge all'interno del vostro lavoro e delle fasi di lavorazione? Ma di solito il supervisore è un signore, una figura che viene mandata dalla grande major ed è quello che segue per la major le varie edizioni in tutto il mondo del film in questione. È sempre tutte le figure che io ho conosciuto, senza far nomi, sono persone che conoscono a fondo il film del quale stanno parlando, sono persone competenti del mestiere e, come e torno a dire prima, qui ci sono delle, a volte escono delle cose che non sono, qui non impone niente nessuno, cioè qui c'è un lavoro di collaborazione, cioè nel momento in cui ti dà delle notifiche, delle notizie il supervisor, sono solo utili a far sì che tu faccia meglio il tuo lavoro. Nello stesso tempo le cose che tu ci metti servono a far meglio il tuo lavoro, le cose che ci mette l'attore. Cioè nessuno, credo, almeno a me non è mai capitato, sono fortunato, io non ho mai avuto un supervisor che, ma tutti deliziosi, tutti collaborativi, perché secondo me la cosa a cui tutti tendono è far bene il doppiaggio del film. Non sempre ci si riesce, però è il nostro lavoro. Io credo che ognuno tenti di far bene il proprio lavoro, no? Se no che lo fa, insomma. E quindi ancora non ho conosciuto una figura che venisse qui per far male una cosa. Assolutamente, un altro ingranaggio della grande macchina del doppiaggio. Un altro fenomeno di attualità è quello relativo ai ridoppiaggi del film del passato, ma non solo. Spesso per via di un audio scadente o deteriorato delle varie colonne si fa un'operazione di ridoppiaggio per poter includere un nuovo audio all'interno dei nuovi supporti in DVD, che tra l'altro poi permettono allo spettatore di potersi orientare non solo tra la lingua inglese e la lingua italiana, ma anche tra il vecchio doppiaggio e il nuovo ridoppiaggio, io direi, o il nuovo doppiaggio. Lei ha diretto tanti ridoppiaggi, ma in questa sede noi vorremmo ricordare un'altra operazione monumentale, quale il ridoppiaggio di Il Padrino. Come ha affrontato un progetto così ambizioso, tra l'altro voluto dallo stesso Coppola, quindi veramente un progetto che coinvolgeva anche il suo creatore originale? Allora, io non ho fatto molti ridoppiaggi, ne ho fatto uno solo, che è Il Padrino. Come l'ho affrontato? L'ho affrontato con il terrore di andare a toccare un monumento, anche per quanto riguarda noi italiani. E ho chiesto di poter, perché nel Padrino sono presenti anche molti attori italiani, e io non avevo nessuna intenzione di cambiare la voce di Leopoldo Trieste o di Corrado Gaiba, di doppiarli con altre voci. Allora io ho chiesto agli americani di poter avere le loro colonne. Tutto un lavoro tecnico che, devo dire, in questo supportato dallo stabilimento che fece il lavoro e tutto il resto, siamo riusciti a ottenere queste colonne, per cui le voci degli italiani che ci sono quelle originali, non sono stati doppiati. E questo per me è stato un grande vanto, perché se no non avrei nemmeno accettato di fare il lavoro, lo dico onestamente, perché non avrei mai doppiato queste,
questi attori con altre voci, per il rispetto degli attori stessi e per il rispetto di me stesso non l'avrei fatto. Ma avendo avuto questa fortuna, mi sono messo a lavorare sul film, perché tanto lo vogliono, come dicevi tu, è stato richiesto, non c'è niente da fare, si deve fare, l'importante è farlo bene. E dico, molta umiltà, mi sono messo a farlo. Certo, io purtroppo non avevo più le voci del passato, perché purtroppo non ci sono più, il tempo passa per tutti, quindi io ho dovuto usare voci attuali, di grandissimi professionisti, ma non certo le voci dei professionisti che l'avevano fatto allora. E lavorandoci, ripeto con molta umiltà, ho scoperto che io avevo un originale in molti punti, in molte situazioni, che era diverso da quello che era stato fatto. E allora io ho cercato di, visto che lo dovevo rifare, di attenermi all'originale di Coppola, per cui nomi cambiati che ho ripristinato come erano in originale, definizioni che io, battute, situazioni che localizzavano molto certe situazioni, certi personaggi, le ho ripristinate come erano nel film di Coppola e come erano nel libro di Mario Puzo, che nella versione vecchia erano stati cambiati, io non ne so i motivi, se non so se per un problema di censura, di perbenismo, di tante cose, erano state proprio cambiate. Anche molte lunghezze delle battute erano diverse. Voci quindi, fuori campo aggiunte, tra l'altro. Cose, ma sì, poi è verificabile, non è che... però, no, ma magari... una battuta che doveva essere chiusa in campo magari andava un po' fuori campo, si faceva una pausa, si aggiungeva una parola fuori campo per completare bene il discorso. Cioè era il doppiaggio una volta che era bellissimo, straordinario, noi abbiamo imparato lì, non è che, quindi con il massimo rispetto, però era meno attaccato, come invece oggi siamo noi, all'originale. Cioè difficilmente oggi c'è un doppiaggio che poi, passando dai DVD, non rispetti le proporzioni e le lunghezze delle battute come sono in originale. Ma allora c'era un po' più di libertà, voglio dire. Ma appunto alcune battute strutturali cambiate, credo anche perché forse problemi di censura, non lo so. Ecco, diciamo che rivedendo questo ridoppiaggio, non solo non hai perso la bellezza degli attori italiani, ma hai a disposizione una cosa che è più fedele all'originale fatto da Coppola. Infatti noi devo dire che abbiamo avuto dall'America mail di complimenti, abbiamo fatto un grande lavoro. Un'operazione che ha recuperato una memoria storica, una fedeltà all'originale, io direi quasi un restauro, volendo utilizzare un termine non proprio del doppiaggio, ma... Sì, ci sono alcune aggiunte, anche se ricordo bene, che adesso è pure passato qualche anno, ma se ricordo bene anche delle panoramiche aggiunte, un pezzetto di una panoramica aggiunta, però è stato rifatto come si fa oggi, insomma, stando più attenti a quello che succede. Allora si badava più, insomma, una bellezza. Certo, allora avevano dei grandi attori e grandi doppiatori con voci straordinarie che noi oggi non abbiamo. Ne abbiamo altrettanti bravissimi professionisti che probabilmente fra 20 anni chi si occupa di doppiaggio, ma non ce l'abbiamo più quelli di una volta, ma dove stava quel? Ma ti ricordi la voce di... E saremo noi a passare sotto quelle forche caudine. Però il lavoro è stato fatto, è stato molto apprezzato dagli americani, il cofanetto lo ha firmato Coppola, è firmato da Coppola. Quindi l'importante è che il pubblico
abbia la possibilità di scegliere, come dico sempre io. Può vederlo addirittura in originale in inglese, nel vecchio doppiaggio, nel nuovo, e può vederlo come vuole. Vederlo come vuole, quindi l'importante è poter scegliere, che il lavoro ovviamente sia fatto con la professionalità. Credo che sia fatto che bene. Esattamente, ma il modo migliore che uno possa farlo, insomma. E sempre parlando di ridoppiaggi, lei ha ridoppiato il dottor Jekyll e Mr. Hyde dando la voce a Spencer Tracy. Cosa ricorda di questa ma questa operazione? Già pensa che questa cosa è successa molto prima dell'avvento dei vari ridoppiaggi che sono stati fatti. È stata fatta 20 anni fa, una cosa, ma non mi ricordo, ma insomma, se non sono 20 sono 15. Perché fu un'edizione nuova, credo a colori, non mi ricordo qual era il meccanismo per cui chiesero di ridoppiare questo film. E io fui scelto per fare Spencer Tracy, tutto qua. Per cui io sono andato emozionato, perché ho visto, cioè per me era il mito, quindi sono emozionato, cercavo di fare quello che potevo fare, così insomma. Del resto, quando nascono operazioni di questo genere, non è che uno non può non farle, quelli le vogliono fare, non la fai tu, la fa un altro, cioè allora tanto vale che uno si emozioni a fare Spencer Tracy. Assolutamente sì. E secondo lei che è stato protagonista di tanti lavori a doppiaggio, quanto è cambiato il mondo del doppiaggio rispetto a quando lei ha cominciato ad oggi? Quali sono i fattori che hanno influenzato questo cambiamento, che al di là dei fattori tecnici, una volta si doppiava tutti insieme, adesso si doppia in colonna separata? Non sempre, io devo dire che a volte si riesce anche a doppiare insieme. Sì, spesso si fanno le colonne separate, un po' perché è più facile recuperare l'attore e meno tempo, un po' perché tecnicamente abbiamo bisogno di alcuni film sono molto più complicati di quelli che c'erano una volta, quindi abbiamo bisogno magari di avere troppa gente in sala per poter fare un lavoro organico che permetta di lavorare con tranquillità. Quindi adesso molto più di una volta io vedo andare al cinema e vedere tanta gente che parla accavallata, quindi non li puoi incidere insieme, devi per forza incidere separati, ma tanto vale scorporare tutto un personaggio. Quindi sono cose insomma che nascono anche a volte per un problema tecnico, a volte invece hai bisogno che un attore entri in un personaggio e che abbia una sua concentrazione e che da lì non esca, perché quel personaggio richiede una particolare difficoltà, insomma, e allora spezzargli magari il ritmo può essere utile che sia lì e sia concentrato. Insomma, non c'è una regola. Sì, adesso un po' tecnicamente si tende a fare insomma la colonna separata, ma non è così. Spesso si prova insieme per avere il sapore anche dell'altro, e poi si incide separati perché tecnicamente ci sono delle esigenze, però insomma diciamo che stiamo ancora non ci sono dei diktat così rigidi. Assolutamente, si valuta lavoro per lavoro. Sì. Allora, signor Bianchi, noi la ringraziamo per questa finestra che ci ha dato sulla sua attività, sì, e sul suo lavoro, sulla sua professionalità. E da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti gli utenti del mondo dei doppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Intanto andate al cinema, che è la cosa più importante. Vogliateci bene, perché noi cerchiamo di fare il nostro meglio. E quello che vi posso ricordare è che più che guardare i lati tecnici di un lavoro, guardate le emozioni di un lavoro. Secondo me, io ho sempre lavorato così, secondo me un buon doppiaggio è quando restituisce le emozioni e le atmosfere dell'autore. E se uno riesce a fare questo,
vuol dire che ha fatto un buon lavoro. E credo che, non, che ci sia questo, cioè andate al cinema e cercate di emozionarvi. Poi il doppiaggio cerca di fare, noi che facciamo doppiaggio cerchiamo di fare del nostro meglio. Però vedo che è molto apprezzato anche grandi autori come Paolo Sorrentino, cui ho avuto l'onore di dirigere This Must Be the Place, è un estimatore del doppiaggio. Cioè non è vero che siamo l'arte povera, a volte possiamo fare delle cose fatte bene se si è messi in condizione di farle bene. Ciao a tutti.